Nella nottata odierna il nucleo operativo della compagnia Carabinieri Bologna Centro ha eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare personali, di cui 4 in carcere, 3 che dispongono l'obbligo di permanenza domiciliare dalle 21 alle 6 presso il domicilio e altre 4 che prevedono il divieto di soggiorno nella città metropolitana di Bologna. L'attività investigativa scaturisce da un'altra attività di indagine denominata Villa Inferno, condotta sempre dal nucleo operativo della compagnia nello scorso anno, nel 2020. Esattamente tra il mese di maggio e il mese di settembre del 2020 sono state condotte delle attività importanti che hanno consentito di individuare i responsabili della gestione della piazza di spaccio, compresa nel quadrilatero a ridosso di Porta San Felice, compreso tra via Malvasia, via Pede Crescenzi, via Casarini e via dello Scalo. Inoltre, sono stati individuati altri soggetti che avevano intrapreso un'attività criminale sempre dedita allo spaccio e anche responsabili di alcune estorsioni nei confronti dei loro stessi clienti, finalizzata al recupero di denaro, prezzo dell'acquisto di sostanze stupefacenti che non era stato elargito. Dunque, l'attività è scaturita da una costola di Villa Inferno nel momento in cui si stava indagando per i reati di spaccio e prostituzione minorile. Abbiamo approfondito le responsabilità in ordine alla cessione di sostanze stupefacenti a carico di una delle ragazze amiche di una delle vittime principali di Villa Inferno rispetto al suo canale di approvvigionamento della sostanza stupefacente del tipo cocaina. Le indagini ci hanno consentito di individuare quali responsabili di una estorsione consumata e di una tentata in danno di assuntori nei confronti di due soggetti odierni indagati e destinatari di misura cautelare in carcere. Era un traffico molto fiorente. È un traffico sicuramente fiorente. Nel corso delle nostre attività abbiamo censito circa 700 cessioni di sostanza stupefacente tra cocaina, per la maggior parte, e hashish. Loro si muovevano nei caseggiati Acer usando anche appunto diversi punti di incontro. Sì, il punto di incontro fondamentale consisteva all'interno del quadrilatero in un giardino. Gli scambi, quindi le cessioni, avvenivano previ contatti telefonici in cui veniva utilizzato un linguaggio di tipo criptico con riferimenti soprattutto al mondo della ristorazione.